Namaste, io sono East Brave, ben ritornati ad un altro episodio di XCOM Enemy Within. Come al solito in sovraimpressione trovate tutti quanti i collegamenti ai vari social network e cose varie. Che bello, che bello, che bello, per potermi stalkerare in giro, vediamo un po' dove eravamo rimasti al 15 giugno 2015, siamo solo 6 mesi, abbiamo già fatto un sacco di roba. Rimessa che arriva tra un giorno. Tra le 1400 cose che dobbiamo fare abbiamo un'operazione segreta tra 2 giorni, forse ce la faremo a farla in quest'oggi. Abbiamo un po' di panico in giro in Canada e in Germania perché dall'ultima missione, dall'ultimo episodio è successo un po' di casino. Nuova rimessa operativa. Perfetto, abbiamo... Stamattina sono arrivati i nuovi ingegneri, comandante. Siamo sempre lieti di ricevere altra manodopera. La nuova rimessa ci permette di costruire un altro collegamento satellitare. L'energia ce l'abbiamo, gli ingegneri ce l'abbiamo, ci manca un po' di fondi. Ho speso un bel po' ultimamente, quindi possiamo continuare ad andare in questa direzione. Quindi vendiamo un po' di anche di leghe aliene. Teniamocene un centinaio e un po' di elerio l'ho speso per poter costruire un po' di cose. Quindi facciamo così, così abbiamo 230 e tornando in officina possiamo costruire l'ultimo collegamento satellitare. Ci mette 14 giorni, ha bisogno di 40 ingegneri, quindi perfetto. Tra 14 giorni sarà il 29, quindi ce la facciamo giusti giusti giusti. Eventualmente, già che ci siamo, possiamo creare non altre strutture ma bensì altri oggetti. Per la precisione vediamo un attimo, allora sala strategica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ne abbiamo bisogno di satelliti in tutto per avere la copertura globale totale del mondo. Abbiamo 5 di questi che stanno arrivando. Se vado in crea oggetti possiamo creare altre... Quanto costa creare altri satelliti? 1, 2, 3, 165, quindi vediamo di costruirli e dovremmo essere a posto per quanto riguarda i satelliti. Quindi torniamo un attimo nel mercato grigio, vendiamo ancora un po' di elerio. Tipo così. Ok, così possiamo tornare in officina, creare oggetti, creare questi satelliti. 1, 2, 3. La capienza dei satelliti non è importante in questo momento perché... se andiamo qua, allora questo mi dà più 4 e questo me ne dà più 3, quindi sono più 7 alla nostra capacità. E se andiamo qua, lancia satelliti, noi abbiamo praticamente questo salirebbe a 15, che è giusto giusto in teoria per quello che ci serve. Ho fatto i conti giusti, allora avevamo un più 4 che è dovuto a quello e un altro più 3, quindi sì, dovrebbe essere giusto giusto, quindi 15 su 15 dovremmo avere un satellite in ognuno di questi paesi. Purtroppo il satellite sugli Stati Uniti non possiamo più lanciarlo, però è un'eventualità, insomma, che poteva succedere. Vediamo di andare avanti. Collegamento satellitare completato. È arrivato anche il collegamento satellitare, è tornato Quill. Voglio sempre controllare un attimo queste cose perché il collegamento satellitare adesso ci dà 12, come vedete qua. Non possiamo lanciare satelliti perché non li abbiamo. E quindi la prossima cosa è la ricerca e poi abbiamo l'operazione segreta. Quindi, paf! Agente pronto. Perfetto, invia squadra di estrazione. Non ora. Possiamo tornare indietro un attimo perché... Ah, ok, la fonte energetica deve ancora finire. Quindi andiamo all'operazione segreta. Vai. Agente segreto pronto all'estrazione. L'agente morirà se la missione è ignorata. Quindi non facciamo morire il nostro ragazzo. L'agente segreto ha terminato di impostare codificatore e trasmittente, ma sono in arrivo forze dell'Exalt. Proteggere le risorse dati eliminando tutte le forze Exalt nell'area operativa. Salvatore Porpora, vai. Eccellente. Attendiamo con impazienza i vostri progressi. Direi che la squadra non va bene perché effettivamente non c'è Flabaliki e non c'è neanche Northern Lion, quindi vediamo un po' cosa fare. Sicuramente ritorna lui, possiamo portarci dietro, vediamo, Oliver Hall, fatemelo pensare, oppure possiamo portare dietro Lord Finisher, scusa, Hypnotoad. Se portiamo Hypnotoad, hai un'arma? No, è solo un fucile di precisione. E se invece portiamo un pesante, avremo 3 pesanti dietro. Possiamo portare un assaltatore, che è Luca Weiss.
E se lo modifichiamo, gli possiamo dare il fucile laser, la corazza, e lo scope. Ok, mi piace anche abbastanza il colore come è fatto. E un secondo solo che vado a cercare un nome. Ok, ce l'ho. E il nome è, vediamo se riesco a scriverlo giusto. No, non posso cambiarlo, però ci provo. È Chugga Conroy. Non ci sta tutto, allora facciamo Chugga e Conroy qua. È un let's player che ho conosciuto, che è molto molto professionale in quello che fa, devo dire. Credo sia inglese o americano. Vediamo di fare così, mettiamo lo stile della corazza, va bene, perché anche, anzi ci proviamo a cambiarlo. Vediamo se c'è un colore che è più carino per lui. Questo viola qua? No, questo blu qua. Non credo ci sia nessuno con questo blu e lo mettiamo così. Sì, mi piace. Ok, è un altro che voglio aggiungere e lo faccio subito, quasi quasi. Ok. Quindi per adesso Chugga Conroy, vieni con noi. Ah, che bello, ho fatto anche la rima. E l'altra persona che voglio personalizzare, lo facciamo subito, è Oliver Hall ed è Total Biscuit. Per chi non conosce Total Biscuit, mi sembra strano perché è uno dei più let's player o comunque delle persone che hanno a che fare col gaming nel mondo più bravo, ed è inglese tra l'altro, ed è Cynical Brit. Vi consiglio tantissimo di andare a guardarlo perché è molto molto bravo in quello che fa. Lo facciamo parlare in inglese, soprannome Boom Boom, eventualmente lo possiamo cambiare. La corazza, per adesso lasciamo questa, poi eventualmente se lo metteremo in combattimento vedremo di farci qualcosa. Il nostro assaltatore va bene così. Ci sono forze Exalt, quindi non mi serve lo storditore assolutamente a niente. Direi che possiamo partire. Non ho un medikit. Non ho neanche un medikit. E vabbè, partiamo lo stesso. Strike 1, prepararsi allo sbarco. Abbiamo rilevato una cellula Exalt all'interno della Germania. Strike 1 dovrà incontrarsi con il nostro agente e aiutarlo a recuperare le informazioni necessarie. Impedisce all'Exalt di violare il codificatore in modo da evitare che scoprano la posizione del trasmittente. Ok. In caso di fallimento protegge la trasmittente. Quindi abbiamo due punti e credo l'abbiamo già fatta una missione del genere. Quella da difendere il posto, no? Qua c'è un incendio, tra l'altro. Il nostro agente era in posizione per trasmettere i dati recuperati quando sono arrivate le forze dell'Exalt. Il codificatore sta nascondendo la posizione della trasmittente, ma se l'Exalt riesce a violare il codificatore riusciranno a trovarla. Se violano entrambi, perderemo qualsiasi speranza di recuperare i dati intatti. Ok, quindi quello è il trasmittente. Quella era la trasmittente, intanto io salvo, che ci sta sempre un salvataggio all'inizio delle missioni per evitare bug e cose del genere. Ultimamente non lo sta facendo, quindi a quanto pare è migliorato. Quindi questo è la nostra trasmittente là in fondo e noi dobbiamo proteggere invece questa zona qua. Quindi andremo, tra l'altro è una zona interna e mi fa molto piacere. Il nostro agente dov'è? Ok, qua è giù, perfetto. E cominciamo a muoverci, tra l'altro mappa che ho già visto, nel senso che l'avevamo già affrontata, ma mai in questi termini, nel senso che avevamo fatto tutt'altro. Qui è dove avevamo trovato un sectopod all'interno di questo edificio, mi ricordo. Quindi facciamo un bello scatto da questa parte. Tra l'altro qui c'è un altro pezzo di trasmittente in qualche maniera. Qui ci muoviamo da questa parte in modo che riusciamo a incicciarci, termine tecnico, incicciarci dentro e metterci in quella zona a fare ben un bel po' di difesa. Zhang, vieni qui. Affermativo, mi muovo. Ace viene qua. Chugga Conroy, che è la prima missione che fa, lo muoviamo qua. E Quill lo possiamo muovere qua.
In più abbiamo Joe che lasciamo in guardia per adesso. Posso lasciarlo in guardia? Sì. Guardia con la pistola laser. Va bene. Sta arrivando gente? Mi sembra proprio di sì, sentendo dai rumori. Quindi, cominciamo con l'apertura della porta. Da. Cominciamo male perché ho premuto il tasto sbagliato. Ok, qua c'è gente che sta arrivando. E mi hanno già accerchiato. Bene. Molto bene. Allora, tu puoi venire qua. Quanta gente! Tutti attaccati. Quanta gente tutta attaccata. 62, 62, 47, 47. Vai con questo intanto. Ok, 4 danni su 1 e adesso vediamo di fare il macello. Tu vieni qua dentro. Quill vieni qua. Suga con Roy vieni qua. Zhang, ti vorrei qui. E Ace, ti vorrei qua. Adesso mi faranno un sacco di danni, però spero di poter fare qualcosa. Tanto si sta muovendo. Vabbè. Tra l'altro con puntamento olografico. L'Exalt tenta di violare il codificatore. Se non impediamo loro di accedere, riusciranno a trovare le coordinate della trasmittente. Ah, adesso ci penso io, tranquilli. Copritemi il fianco! Vieni anche tu vicino agli altri? Stanno tutti beccando Lord Finisher. Nuovi segnali in avvicinamento a Strike 1, comandante. Diversi nemici in arrivo. Qua in fondo, però. Ok, quindi altri 3 che sono arrivati qua. Mamma mia, quanta gente. Allora, tu hai la possibilità di lanciare tipo con i razzi trituratori qui e tipo farne fuori 1000? No. Chi c'è disponibile? Allora, tu, Joe, puoi beccare al 100%, al 100%, al 74%, al 70%. Facendo solo 3 danni però. Quindi questo, se fai un bel critico, mi va bene. Ma 2 danni, peccato. Chi abbiamo vicino? Quill, 77%, 78, 73. Vai col 78, che è il massimo che puoi fare. Puoi fare un colpo in testa. Vai. 6 danni. Non bastano. Ace. Chi c'è qua dietro? Ciuga con Roy. Ciuga con Roy può fare il colpo in corsa, ricordiamocelo. Ah, eccolo, Zhang. Ecco che possiamo usare. Zhang può lanciare un bel razzo trituratore qui e far fuori un po' di gente. Vai. Bersaglio agganciato. Sì che mi piace. Ok, abbiamo fatto 4 danni a un macello di gente. E anche liberato un po' la strada. Lord Finisher, puoi muoverti qui e cominciare a attaccare col colpo cinetico tipo miliardi di persone. Tipo qui per iniziare, facendo 12 danni al primo. Manca Metal Canyon, Chuga con Roy e Ace the Brave. Metal Canyon lo possiamo muovere qui e fargli fare il lanciafiamme. Il
Un lanciafiamma che becca tutti e tre. Ottimo. Perfetto, 7 danni tra l'altro. Così eliminiamo quei tre. Manca uno qua, uno qui e quelli là in fondo. E mi manca Ciuga con Roy, Ace e basta. Tu puoi venire qua. 94%, 54%, vai con questo. Perfetto. Così siamo a posto. E manca Ace che possiamo muovere qui. Vediamo che percentuale hai, se no devo usare 64, che scarsa. Usa la granata che tanto ne hai miliardi. E puoi lanciarne una non troppo distante qui. Perfetto, così siamo sicuri di colpire. Ok, ce l'abbiamo fatta a liberare la zona e adesso arrivano gli altri. Questo è un cecchino, quindi deve muoversi due volte. Stupidamente. Questo invece è un cecchino? Sì. Ottimo. E il terzo invece ha un fucile. Infatti spara. Però mi manca. Ottimo. È arrivato il momento di... Quill, vede qualcosa? No. Bene. Allora, Quill, vai qua. Tu becchi tutti, però non puoi attaccare nello stesso turno. Quindi cambia arma. Visto che sei il nostro pistolero ufficiale. 4. Tra l'altro fai un danno critico con questo. Quindi fai un bel danno critico qua, direi. 4 critico. Doveva essere un po' di più critico, però vabbè. Angry Joe, 100% su quello, vai. Ok. Ciuga con Roy, 80% di colpire quello e fagli 6 danni. Anche avvicinandoti eventualmente, ma in teoria dovresti farcela. Ok. Wow. Molto bene anche per Ciuga con Roy. E manca l'ultimo, che si può beccare una bella randellata in faccia dal nostro Metal Canyon. E vai. 7 danni, c'è ancora uno di energia. E chi abbiamo disponibile? Abbiamo disponibile Ace, Zhang e anche... Abbiamo disponibile tutti praticamente. Proviamo con Zhang. Proviamo a vedere se una granata di Zhang ci arriva fin là. No, allora ci arriva un colpo? 38%, un po' scarso. Proviamo a vedere se con la pistola ti aumenta un po' la mira. Ah, non hai la pistola. Che scemo. Forse non riusciamo a sconfiggerlo in un turno. Proviamo a metterci qua. 35, provaci. No. Che mucchio di letame. E allora tu mettiti in guardia e tu muoviti direttamente qua. Vediamo se hai più fortuna. 47 ed è morto. Perfetto. Di rinforzi dell'Exalta si porta in posizione, comandante. Sì, sì, attaccate. Questo è davanti all'entrata. Ok, quindi sono sul lato sinistro 2 e 3. Questo è un pesante. E anche questo è un pesante. Ok, allora vediamo di rimetterci in sesto, magari muovendo un po' le nostre truppe. Ciuga con Roy può star qua. Quill può star qua. Tu secondo me puoi stare qua. Ace lo dobbiamo muovere. Anche Lord Finisher. Lord Finisher lo riportiamo indietro. E gli facciamo ricaricare l'arma. In modo che dà un po' di copertura difensiva. Metal Canyon, io farei la stessa cosa, nel senso che ci muoviamo qui. E ricarichiamo. E poi abbiamo i due pesanti. I due pesanti si muoveranno
Qui in guardia e Ace lo teniamo qua in difesa. Vediamo cosa fanno. Intanto il nostro Metal Canyon si ripara. Qua mi si è distrutto il riparo. Vabbè. Eccoli che arrivano. Mi vedi da lì? Col puntamento olografico. 4. Ah, peccato. Cosa è successo? È successo qualcosa che non ho ben capito. Allora, intanto Ace lo vede. Eventualmente possiamo fare col lanciarazzi direttamente là. Vero? Sì, usiamo il lanciarazzi. Perché fa sempre comodo. Metal Canyon, vieni qua. Che ci dai una mano. Ah, eccoli dove sono. Quindi Metal Canyon c'ha 66 e 51. Vai col 66. Bravissimo. Avanti un altro che può essere Zhang che viene mosso qua. E Joe che viene mosso qui fuori. Proprio qua sei. 100% però non va tanto bene. Quill. Ciuga con Roy può venire qua fuori. Allora, fuoco in corsa. Ciuga con Roy verrà qui. Ah, quanta gente. 100% e 70 di critico. Vai. 7 critico, non 8. Tu puoi pensare a eliminare. Ah, aspetta, ha fatto il critico su quello in fondo? No, e che cacchio hai colpito allora, scusa? Perché questo c'ha tutta l'energia? C'è qualcosa che non mi torna. Cioè, ha colpito facendo critico 7 e questo è ancora qui? C'è qualcosa che non mi torna. 100%. Me l'ha mancato. Allora, tu puoi venire qua. E lo vedi pure. Attacco con pistola non disponibile. Ah, ok, perché hai bisogno di questo. Qua lo beccheresti, però non puoi. Che difficile sta cosa. Allora, intanto questo facciamo così. Però puoi lanciare una granata. Quindi lanciami una granata molto gentilmente. Dai, c'era il punto giusto, eccolo qua. Vai. Ok, 3 danni. Ed è morto quindi? Sì, a quanto pare è morto, quindi era sbagliato a segnare. Lord Finisher, puoi venire. In realtà basterebbe qua. Lord Finisher se ne resta qua. E il signor Joe, io lo metterei qua al riparo. Exalt abbia piazzato una serie di dispositivi di comunicazione nella zona. Se il nostro agente riuscisse ad avvicinarsi e accedere usando le chiavi di codifica recuperate dai dati dell'Exalt, potrebbe bloccare temporaneamente la rete di comunicazione nemica. Che non è male, tra l'altro, questa se cosa. Non lo sapevo neanche. Sono gli ultimi rinforzi nemici, comandante. Dobbiamo resistere solo un altro po'. Che uno è qua. Tutti su questo lato adesso. Maledetti. Questo addirittura è dentro. Bene. Ok. Sembra facile, ma non lo è. Allora, tu devi fare uno scatto per arrivare là fuori. Tu, Joe, hai un po' di gente disponibile vicino. Tu puoi sparare? Ok, tu puoi sparare intanto. E anche tu qui lo puoi sparare.
7 danni, 40% di critico, 96-90% di critico. Quindi vai con colpo in testa, 100% di critico, vai. Perfetto, fuori uno. Fuori uno. Dove sono gli altri che li ho visti? Uno era qua sopra. Quindi ci possiamo avvicinare con te. Vediamo se riesco. Faccio fatica ad andare al piano di sopra adesso, perché questo è un piano di mezzo in qualche maniera. Vorrei andare qui. L'ha preso? Ok, ha preso giusto. Ma non c'è? Ma che piano è allora? Vabbè, tu resta in guardia. Qua abbiamo Ciuga con Roy, che può prendere questo. Ace the Brave, Zhang, Joe e Canyon. Allora, Metal Canyon per colpire questo deve fare tutto un giro strano. Ciuga con Roy può colpire questo molto facilmente. E anche con una granata eventualmente. Ace. Che cacchio. Non mi va di fare tutto sto giro. Ok, possiamo usare i razzi eventualmente. Allora, se io usassi un razzo qui in qualche maniera, con magari Ace, lancia razzi. Se io lanciassi il razzo qui, non va bene. Andiamo un attimo da... Prima devo muovere loro in qualche maniera. Allora, loro li posso muovere qui eventualmente, e questo lo eliminiamo dopo. Oppure faccio una specie di ritirata strategica. Ciuga con Roy, che percentuale hai? 66. E l'altro non lo vedi proprio perché è dietro questo. Mentre Joe vede entrambi e ha però il 100% di far critico, però solo 3 punti. Allora, sarebbe... Tu puoi colpire attraverso? No. Dovrei far saltare questi due muri praticamente per finire tutto. Razzi trituratori, proviamo a spararlo. Proviamo a spararlo. No, con i razzi trituratori. Lancia razzi normale. Lo spariamo qui. Con piacere. Ok. Quindi ci siamo eliminati un po' di strada. Questo mi permette innanzitutto di arrivare qua con Metal Canyon e fare un bel 7 danni e morto uno. Adesso Joe e con Roy li posso usare per questo. Quindi tu vieni qua. Hai 100% e 7 di critico. Vai. Ok, e adesso mancano 2 danni che posso fare con Joe. Che hai quanta percentuale di beccarlo? 90. Vediamo di aumentarla ancora andandogli proprio davanti. 100%. Eliminato. Ok, e Zhang lo lascerei qui in guardia. Credo tipo manchino 2 di questi Exalt. Uno è qua a est. Non credo che siamo soli qui. Eccolo. Non può far niente? E qua c'è un altro. Che però si è mosso stupidamente 2 volte. Ok, tocca di nuovo a noi. Tu hai il lanciafiamme. Vai col lanciafiamme. Sto perdendo il controllo della situazione. E si sposta pure. Ok, e manca l'altro.
L'altro sta dietro questo muro, praticamente. Quindi vediamo di muoverci qua. Arrivo. Ah, attacco opportunità, sapevo. Però manca. Fuoco nemico in arrivo. Perché è furbo. E adesso non lo vedo più addirittura. Beh, so che è qua. Muori. Ok, tra l'altro 4 danni, il che mi permette di vederlo con Ace se ci muoviamo di qua. Ok, abbiamo devastato tutto. Sono eliminate e la trasmittente è al sicuro. Abbiamo devastato un edificio, però 16 Exalt uccisi e possiamo ritornare in base. Sempre più divertenti queste missioni man mano che si va avanti. Facili, ma cioè aumenta la facilità, però è bello, è soddisfacente, sì, sicuramente. Non abbiamo lasciato nulla al caso e ha funzionato. Ottimo lavoro, comandante. Bravo anche Acciuga con Roy come prima missione, non è niente male. Continuiamo. Nuovi dati del database. Crediti guadagnati 150. Panico ridotto in Germania di 1. Ottimo. Codificatore e trasmittente recuperati entrambi. Guadagnati crediti bonus. Quindi abbiamo 150 gradi così. La decrittazione dei dati recuperati ha rivelato nuove informazioni sulla posizione della base Exalta. La base Exalta non è in un paese su un'isola. Dati Exalt, fucili e cose varie. Informazioni decifrate. Calcolo possibile, posizione strutture Exalt. Quindi scusatemi un attimo, non è in Europa. Ok, non è in India. Non è su un'isola, quindi vuol dire che non è in Australia, ad esempio. Ma l'Australia è un'isola, qua sono tutte isole, il Giappone è un'isola. Ah, possiamo fare il conteggio così, in effetti, visto che è in uno di questi. Allora, non è il Regno Unito, potrebbe essere in Russia. No, in Russia no, perché è Europa, quindi non è qua, non è qua. Non è in Cina. Sì, potrebbe essere in Cina, in Giappone no, in India no, in Australia no. Quindi o in Cina o in Africa, perché praticamente tutta l'Africa non è un'isola. Non so cosa stia succedendo. O è da questa parte, perché è tutto assieme. Quindi abbiamo escluso praticamente tutto da questa parte tranne la Cina, mi hanno detto, perché l'Europa no, l'Australia no e il Giappone no. Quindi abbiamo tolto ancora due cose. Se tentiamo l'incursione, attaccare un paese che ha già lasciato l'XCOM e non ospita la base Exalt farà aumentare il panico nei paesi vicini. Assolutamente no. Ah, quindi io posso tentare l'incursione. Inoltre non abbiamo ricevuto alcun rapporto esterno. Ok, non rischiamo oltre, perché effettivamente non so ancora dov'è. A meno che questo paese su un'isola. No, non mi dice niente. Proviamo a fare un'altra scansione. Scansione completata. Nessuna cellula Exalt rilevata. Ah, tra l'altro che scemo. Cioè, queste sono tutte le X, può essere solo in Cina, quindi. Non in Giappone, neanche in India, neanche in Australia. O in Cina oppure su tutto questo lato qua. Ok, abbiamo un'altra informazione in più. La cellula Exalt non ce l'abbiamo, quindi ok, vabbè, un'altra cellula fallita. Faremo dopo un'altra cosa. Andiamo un attimo in sala strategica, al mercato grigio, perché effettivamente abbiamo il nucleo del mectoide. Bello. Abbiamo qualche cadavere che possiamo vendere. Vendiamone non tanti, ma giusto così, giusto per avere qualche soldino. E direi che siamo a posto e ci vediamo a una... Anzi, vorrei solo fare un attimo di ricerca. Ok, per vedere cosa sblocca la fonte di energia aliena. Il generatore Elerium disponibile per la costruzione. Ottimo il generatore. E la sentinella, finalmente! Il generatore Elerium ci dà un bel po' di energia. E questo è... il mech di livello 2 che può fare lanciagranate. Quindi un lanciagranate a lunga gittata oppure la nube rigenerativa, che è un medikit, richiedono un controllo motore preciso. Il mech emette invece una nube rigenerativa che cura tutti gli alleati circostanti, che è una figata assurda questa cosa. Ricerchiamo finalmente l'elerio, il famoso elemento 115.
E vediamo anche un attimo al laboratorio cibernetico. Quindi io posso costruire, costruisci Mac, posso costruire un Mac di livello 2. Che non posso costruire un Mac. Perché non posso costruire il Mac? Perché ok, posso potenziare questo. E cosa vuol dire che lo potenzio? Che si aggiunge questa cosa? Sì, che si aggiunge. Fighissimo. Possiamo aggiungere lanciagranate oltre che a questo. Questa è una figata assurda. E quindi metteremo... Allora, pensiamoci un attimo. Tu hai il corpo a corpo e quindi... Mentre quell'altro c'ha il lanciafiamme. Vediamo un attimo. La nube rigenerativa forse è meglio per te, perché tu stai tanto vicino alla gente. E quindi abbiamo adesso il Mac di livello 2. Bellissimo. E costruisci potenza. Se andiamo sull'altro, purtroppo non abbiamo la fusione. Ah, ecco, ci manca la fusione. Effettivamente ho utilizzato tutta la fusione che avevo. E quindi adesso, andando nella caserma, visualizza soldati, e andiamo sotto il nostro Lord Finisher. Guardate cosa qua dietro, ha questo affare qua. Tra l'altro armamenti... Ah ok, possiamo mettergli solo questo. Permette di sprezzare un largo getto dei nanorobot rigenerativi del tipo usato nei medikit. La scarsa precisione però ne impedisce l'uso per stabilizzare i soldati con ferite gravi. Ok, quindi comunque è una cosa che possiamo utilizzare per curare i nostri alleati. Se andassi sotto abilità, distorsione, scorte maggiorate, vorrei vedere... no, da qualche parte c'è scritto abilità, no, armamenti, no, armamenti qua. Colpo cinetico, ok, genera una nube con cui cura efficace su tutte le unità amiche anziché su un solo bersaglio. Ottimo, questa cosa è ad area. E ok, e il bonus salute è 12, credo sia uguale. Andiamo un attimo su di lui. Ah no, bonus salute è 8, quindi è aumentata anche la salute. Ottimo, ottimo, ottimo. Adesso dovremo recuperare un bel po' di fusione, perché siamo a 0 in questo momento. E abbiamo un bel po' di roba da fare, effettivamente, perché abbiamo un generatore termico che sta arrivando, i satelliti che stanno arrivando, il laboratorio scientifico, il servomotore, insomma, un sacco di cose. E soprattutto dobbiamo recuperare magari un po' di fusione per il prossimo episodio di questo Let's Play XCOM Enemy Within. Grazie ancora per essere stati con me, vi ringrazio tantissimo della visione e che state continuando a guardare questa serie nonostante tutto quello che è successo ultimamente al mio canale. Quindi grazie ancora, io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.